Bracci bravissimi che sapete a memoria la storia del trash videoludico e avete riconosciuto, senza problemi, Zelda Wand of Gamelon. Buffy è stato il più veloce di tutti, mentre ho apprezzato particolarmente titoli creativi come Breath of the Wrong, Ketamine of Time e A Link Between Problems. Giustissimo il parallelo poi con Paint e la prima stagione dei Simpson, ma il vero benchmark dell'arretratezza grafica è solo uno, Leggende Pokémon Arceus. Va bene, passiamo oltre. Prossimo round, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza ricevere reclami per violazione del copyright. Spero siate emotivamente pronti per affrontare una puntata ricchissima, forse la più ricca di sempre. Andremo a scoprire insieme un bel pezzo di storia dimenticato della serie di The Legend of Zelda, commenteremo l'ennesimo scivolone di Marvel's Avengers, porteremo alla luce un tradimento clamoroso e analizzeremo una nuova strategia proveniente dal Giappone per contrastare gli scalpers di PlayStation 5. Ma su quale altro canale si fanno così tante cose in un solo video? Ditemelo, dai, ditemelo. Prima di iniziare però sappiate che ormai l'armata Poraccia è sulle sponde del fiume Algoritmo, pronta a fare il primo passo verso l'invasione della capitale tendenza. Aiutatemi quindi nella conquista non violenta di YouTube Italia lasciando un like e iscrivendovi al canale se siete nuovi. Fossero tutte così semplici le guerre, In descrizione trovate il link al Poreon, il Patreon de Poracci, dove tra l'altro questa sera alle 9 si terrà una live esclusiva a tutti gli abbonati. Fateci un pensierino. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Cosa accomuna Sonic Colors Ultimate alla GTA Trilogy? Beh, che si tratta di due remaster fatte con i piedi, presentate al lancio in condizioni praticamente ingiocabili. Ci sono però aggiornamenti su entrambi i fronti. Per quanto riguarda Sonic Colors Ultimate, il gioco ha ricevuto una nuova update, come ci tiene a far sapere lo stesso Sonic su Twitter. Nella versione 2.6 sono stati risolti parecchi problemi della remaster, tra cui è migliorata la stabilità su tutte le piattaforme, aggiornato il sistema di salvataggio, il mix dell'audio e via dicendo. Addirittura la versione per Switch ha ricevuto una patch specifica, indicata come 1.0.6, che aggiunge fuochi di artificio di Eggman o Robotnik alla fine di Terminal Velocity. Io Ultimate ancora non l'ho acquistato, ma fatemi sapere se effettivamente la situazione è migliorata rispetto al lancio. Quello che vi posso dire però è che la patch di cui abbiamo parlato ieri della GTA Trilogy è arrivata anche su Switch e promette di risolvere più o meno gli stessi problemi segnalati sulle altre console. Dopo una rapida prova vi posso confermare che in parte è stato risolto, soprattutto su GTA 3, il problema dello stuttering, quei fastidiosi microscatti che si presentavano ogni qualvolta si accelerava con la macchina o si effettuavano delle curve a gomito. Mi prenderò ancora un po' di tempo prima di dirvi quanto sia migliorata effettivamente la situazione, ma già questo mi sembra un primo importantissimo passo. Ah, e comunque Rockstar continua a demonetizzare tutti i video che riutilizzano il trailer della Trilogy, un comportamento elegantissimo. Sono uscite le recensioni di Death's Door per Switch e anche su console ibrida il titolo indie si è confermato come una delle produzioni più interessanti del 2021. Io ve l'avevo detto di tenerlo d'occhio e il curioso mix tra uno Zelda in 2D e il combat system di un Souls-like, perché se adesso non tiri fuori Souls-like non sei nessuno, secondo me si sposa alla perfezione con l'hardware ibrido di Switch. Darete una chance a Death's Door? Infine torniamo a parlare di Smash, o meglio dell'influenza che Ultimate continua a esercitare su tutto il panorama videoludico. Il 26esimo aggiornamento gratuito del capolavoro indie Dead Cells si intitolerà Everyone is Here. Vi ricorda qualcosa? In questo free update verranno aggiunti 6 iconici personaggi di produzioni indipendenti, presi da titoli del calibro di Guacamelee, Hollow Knight e Blasphemous. A ogni skin sarà associata ovviamente anche una nuova arma, sempre a tema. Oltre a questo, ovviamente, la patch porta con sé bug fix, miglioramenti alla quality of life, nuovi bilanciamenti al gameplay e anche il supporto alle mod su PC. Difficile chiedere di più da un free update. Ancora, tanti complimenti agli sviluppatori. Bravi Motion Twin!
Ma passiamo alle notizie del giorno. Ultimamente si è tanto parlato di emulazione. Vuoi per il malcontento che si è generato dall'arrivo del Nintendo 64 su NSO? Vuoi per l'appello di Phil Spencer, che spera che l'industria sia in grado di abbracciare il concetto di emulazione legale? Il dibattito intorno alla preservazione del medium videoludico non è mai stato così acceso. Per questo ho deciso di segnalarvi un progetto molto importante. La restaurazione della demo di Ocarina of Time, apparsa per la prima e unica volta durante lo Space World del 1997. Lo Space World era un evento annuale di Nintendo che si teneva in Giappone ed era una sorta di vetrina di presentazione di tutte le novità a cui stava lavorando l'azienda. Nell'edizione 1997 fu presentata una demo giocabile di Ocarina of Time, titolo ancora in sviluppo, che sarebbe uscito un anno dopo. In questa versione c'erano tante differenze rispetto al gioco finale, tra cui l'utilizzo di medaglioni equipaggiabili che avrebbero conferito a Link dei poteri speciali, come l'abilità del volo. Ora sentite come sono riusciti a ricostruire questa demo. Molte delle informazioni relative alla beta sono state ritrovate all'interno di una cartuccia che era un prototipo di sviluppo di F-Zero X. La beta non era avviabile, ma tutti i dati sono comunque consultabili. I modder sono riusciti a tirare su una versione giocabile della mappa proposta dalla demo, ma completamente vuota e priva di nemici e trappole. Zell, un modder appassionato della saga, ha deciso però di tentare l'impossibile, incrociando i dati rinvenuti nella cartuccia con le informazioni trapelate dal GigaLeak dello scorso anno, lo stesso che ci ha regalato Alice Real, si è imbarcato nel titanico progetto di rendere nuovamente giocabile quella storica demo. E a giudicare dal trailer di presentazione, lo sviluppo procede a gonfie vele. Una volta terminata la mod, potremo finalmente mettere le mani su una versione molto differente di Ocarina of Time, dove l'albero Deku era in realtà una prigione per le fate, Hyrule aveva una conformazione molto diversa e il gameplay presentava tante idee scartate in corsa. Vi terrò sicuramente aggiornati su eventuali sviluppi. E dopo un'attesa che sembra interminabile, anche Spider-Man sta finalmente per aggiungersi al roster di Marvel's Avengers, titolo che definire fallimentare è riduttivo. Anche in questo caso, però, nonostante il DLC sia attesissimo, i ragazzi di Crystal Dynamics sono comunque riusciti a non convincere il pubblico. A parte che dopo l'uomo ragno di Insomniac è difficile proporre un adattamento videoludico altrettanto convincente del testi ragnatele, ma lo scivolone di questo nuovo DLC è a livello contenutistico. Mentre era stato lasciato intendere che, come le precedenti aggiunte, anche Spider-Man avrebbe avuto una breve campagna in giocatore singolo, accompagnata da filmati e nuove missioni, questo non sarà il caso. Gli unici elementi narrativi saranno rappresentati da audio diari reperibili durante delle missioni multiplayer a tema che una volta completate sbloccheranno degli intermezzi illustrati. La patch 2.2 arriverà il 30 novembre su tutte le piattaforme, ma il DLC di Spider-Man sarà disponibile solo su PlayStation. Chissà se l'uomo ragno riuscirà a convincere l'utenza Sony a tornare su Marvel's Avengers. Insieme a quello di Satoru Iwata, il nome di Reggie Fils-Aimé è uno di quelli ricordati con più grande affetto dalla fanbase Nintendo. L'ex presidente di Nintendo of America ha regalato dei momenti di puro show e ha reso degli E3 semplicemente indimenticabili. Dal suo pensionamento però si è ritrovato in mezzo a delle situazioni molto inaspettate. Così, dopo essere passato a occupare un ruolo di rilievo tra le alte cariche di GameStop, Reggie ha partecipato a una stream celebrativa per i 20 anni di Xbox. Così, in mezzo a volti storici del marchio AX, ha raccontato i suoi ricordi legati alla prima console di Microsoft e ne sono usciti fuori degli aneddoti molto interessanti, tra cui un tradimento impensabile. Al lancio della console, prima ancora di entrare a lavorare nell'industria videoludica, Reggie aveva in casa una PS2 e un Nintendo 64. L'ex presidente si fece convincere dal figlio, giocatore incallito, a comprare una Xbox per provare Halo. Questo significa che una delle figure chiave di Nintendo dei primi anni 2000 preferì l'Xbox al GameCube, che provò solo molto dopo, quando ormai aveva iniziato a lavorare per la grande N. È inaccettabile, questa cosa è gravissima. Se avete tempo recuperatevi tutta la chiacchierata, perché ogni tanto partono delle frecciatine molto divertenti, tipo ad esempio quando Reggie ci tiene a ricordare lo strapotere di Wii rispetto a PS3 e 360. In ogni caso non so se riuscirò mai a perdonare un tradimento del genere. E voi? E chiudiamo questa lunghissima puntata con una notizia proveniente direttamente dal Giappone, perché i rivenditori nipponici sono ormai giunti a rimedi estremi per contrastare il fenomeno degli scalper. Che
cosa si sono inventati questa volta? Dopo le vendite a lotteria e gli acquisti possibili solo previa sottoscrizione a piani tipo Fidelity Card, la frontiera anti-bagarini è passata a contrattacchi ancora più massicci. Ben due catene, Nojima Denki prima, Igeo poi, hanno deciso di manomettere tutte le confezioni delle PlayStation 5 che venderanno, in modo da renderle immediatamente riconoscibili nel caso qualche furbetto acquistasse per provare a rivenderle. Si parla di misure come segnare l'interno della confezione della console scrivendo nome e cognome del compratore e mettendo una bella X sull'involucro del DualSense, o addirittura sbarazzandosene completamente. Che ok, da una parte sembra una soluzione intelligente, ma da collezionista non so quanto sarei felice di comprare una console nuova con la scatola deliberatamente danneggiata o alla peggio con delle parti mancanti. Però insomma, dopo le scene di panico viste durante tutto il 2021 in Giappone, ogni qualvolta PS5 ritorna in vendita, capisco anche la volontà di porre un freno a questo fenomeno odiosissimo. Voi poracci cosa ne pensate? Avete in mente qualche soluzione possibile al fenomeno degli scalper? Di questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, nerdate duro e riposatevi. Io sono il Poro Beta, Michele Tradimento, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ci tiene a farci sapere lo stesso Tony.